Sai, io faccio musica per me, non mi interessa di cosa pensano gli altri. Ah, due bestemmie in una sola frase. Ma vediamole una per volta. Sigla. Se fai musica per te, vuol dire che senti la tua musica in casa, con le cuffie, facendo particolare attenzione che nessun altro al mondo senta quello che senti tu. E se fai musica, vuol dire che crei qualcosa e poi lo tieni solo per te. A meno che non tu faccia parte di questo caso specifico estremamente particolare, non fai musica per te, ma cerchi dei pubblici. Cerchi qualcuno che questa musica l'apprezzi. Ora, se te vuoi dire che non ti interessa quello che comunemente piace, non ti interessa di compiacere questo o quell'altro, ok, mi sta bene. Ma non ci credo che tu faccia musica soltanto per te. È molto più probabile che tu parli di te attraverso la tua musica. Questo si sente dire molto spesso anche riguardo alla scrittura. Io scrivo per me. Vuol dire metti giù i pensieri, butti giù, scrivi a mano al computer, oppure racconti delle storie che poi rimangono lì, come anche le canzoni e le composizioni che non vengono mai pubblicate. Non c'è niente di cui vantarsi in questo. Anzi, diciamoci la verità, è piuttosto un modo per mettere le mani avanti, come dire non mi interessa il tuo parere, io faccio quello che mi sento. Sì, va bene, può andare bene lo stesso, puoi non avere nessuna velleità, però dal momento in cui fai sentire qualcosa ti sottoponi inevitabilmente al giudizio, ma soprattutto quel qualcosa non è più esclusivamente tuo. A maggior ragione se fai il DJ. Fai il DJ anche dalla tua cameretta, dalla tua stanza e ti fai il tuo set o le canzoni che più ti piacciono, va bene. Ma se poi lo pubblichi, a quel punto non è più qualcosa di tuo, ma è qualcosa che va in rete, che magari può anche non ascoltare nessuno, ma ci può essere qualcuno a cui piace la tua scelta musicale e quindi non è un crimine. Soprattutto cerchiamo di evitare l'ipocrisia, di dire io lo faccio solo per me. Non c'è niente in contrario a cercare l'approvazione, anche delle cose più particolari possibili. Se torniamo all'esempio della scrittura, è più corretto dire io scrivo di me, non per me. Cerco di comunicare qualcosa dal mio profondo, attraverso le parole o attraverso la musica. Che poi abbia intenzione di pubblicarlo o no, non cambia niente. Non necessariamente tutto quello che viene scritto o composto deve essere per forza pubblicato. Però, attenzione, che questa potrebbe essere una scusa da un lato per non finire, per non dare compimento a quello che fai, per dedicartici in maniera discontinua, avanzatempo e senza un obiettivo preciso, e soprattutto può essere dovuto a dei limiti che ti autoimponi che fondamentalmente non hanno molto senso. Oggi attraverso i social tu puoi creare qualcosa e condividerlo. Magari non avrai centinaia di visualizzazioni, ma chi se ne frega, no? Non è quello il punto. Non è quello che qualifica la qualità di un prodotto. Se scrivi, componi qualcosa di tuo, perché non pubblicarlo? Cercherai di evitare di ergersi sull'altare della superiorità come quelli che non hanno bisogno dell'approvazione altrui. Non c'è niente di sbagliato nel cercare dell'approvazione. Anche se fai cose molto particolari, la musica, come anche le parole, vengono da qualcos'altro, vengono da dei pensieri, vengono da delle intuizioni. Quindi puoi trovare anche in capo al mondo qualcuno che ha le stesse ispirazioni, per esempio dei riferimenti comuni, e in questo modo coinvolgere altre persone, comunicare con altre persone e stabilire delle relazioni che potrebbero essere molto interessanti. Togliamo il velo di ipocrisia, evitiamo di raccontarci frottole e di cercare scuse. Cerca di portare a compimento quello che fai, cerca di dargli un senso e non aver paura di condividerlo, non aver paura di cercare l'approvazione altrui. Cerca di non parlare per te, ma parlaci di te.